Ciao Giuseppe. Ciao Alex. Ciao Claudio Music, ciao Lorenzo. Faccio il 360 ormai, sono circondato da tecnologia. Oggi si è aggiunto un altro. Vediamo se c'è Pinaxa, il magico. Se non c'è, gli scrivo. Ciao Vincenzo. Ciao Carlo. Dove mi fermo? C'è un apparecchio musicale ogni secondo. Ciao Elisa. Dove mi giro, c'è una tastiera. Potremmo fare il gioco. Fermati, dovete dirmi stop e io vi spiego cos'è una di queste cose. Ciao Alejandro. Non vedo il magico Pinaxa. Ciao Johnin. Pinaxa non ci caga oggi. O forse c'è, vediamo. Non c'è Pinaxa. Eccolo, lo vedo, anzi. Ormai mi sto rimbambendo. Waiting for Pinaxa. La cosa che avete notato più brutta di tutte è un buco ancora. Pino però non risponde. In realtà il buco era per mettere il Waldorf, l'Iridium, ma in realtà non ci sta. È 7 unità. Ah, grazie Vincenzo, ti piace il nuovo brano di Connor? Anche a me piace molto. Grazie anche a 6PM che ci ha aiutato e l'ha coprodotto insieme a me. Ma è la grandangolare? Sì, penso di sì, che sia la grandangolare. Scusate, Pino non entra in chat, magari... Pinaxa, dove sei? Riprovo, eh? Ciao Luca! Sì, andatevelo a sentire, si chiama Lei No, Connor, e l'abbiamo prodotto insieme io e 6PM. E l'ha scritto Connor insieme a Colella, Zaccaria e a me, a 6PM e ad altre persone che avevano un nucleo originale di canzone all'inizio. Però non mi ricordo tutti gli autori, però è figo. Sì, le chitarre qua sono fighe, anche i bassi. Mario, se vuoi farmi ascoltare qualcosa di tuo, volentieri, ma lo facciamo di giovedì, che si chiama Canova Ascolta. E ascolto le vostre brani, composizioni, anche live, li ascolto per mezz'oretta, alle 10:30 italiane, puoi ricollegarti qui. Fate i complimenti a Connor, scrivetegli sotto il post su Instagram, scrivete anche a Colella, se volete a Zaccaria, a tutti, a 6PM, perché anche a me piace molto. Tra l'altro questo era il brano che era stato poi selezionato a Sanremo dai 950, era entrato nella seconda, diciamo, categoria, quello di 50, 60, non mi ricordo quanti erano, o 20, e poi invece è stato eliminato nella seconda, diciamo, selezione. Però a noi piace molto quel brano. Scusate, Pino, non vedo che non mi risponde. Forse devo chiamarlo proprio. Pinappia. Gli scrivo di collegarsi. Ho visto qualche altra domanda. Ciao Jody, come stai, Jody? Pino non ci risponde. Vediamo. Lo riprovo. Cioè, non capisco se è online o no, questo più che altro. Allora, vediamo un po'. Pinaxa. Dice che è online. Non vorrei che non funzionasse come l'altro giorno, che non funzionavano i live. Vi ricordate?
Pippo Scagliola, sì, sono a Los Angeles, ma sei LA, sono LA, sono io a Los Angeles. Sì, vivo a Los Angeles. Ciao Giacomo. Scusate, mi viene il dubbio che non funzioni. Provo a prendere qualcun altro di voi. Coprifuoco anche a lei? Sì, c'è un coprifuoco molto leggero, cioè, leggero dalle 10 di sera alle 5 di mattina, ma non è che non puoi non uscire, è che non puoi fare assembramenti. Dopo le 10 di sera, in poche parole. Ciao Prod Carlos. Niente, non. Vediamo se funziona. Ah, ecco, Pinaxa. Non ho visto la notifica dell'entrata di Pino, invece adesso l'ho vista. Il mitico. Uè, Uè, Pino, è dalle 6:15 che sto aspettando che accetti la ma cosa connessione. stai dicendo? Dai, che ti conosciamo bene, benissimo. Se no, pensavo fosse alle 7 in realtà. Ah, no, è vero che l'abbiamo fatto alle 7 l'altra volta. Senti, Esatto. Pino, non ti pettinare. Ascolta, ma stai bene. Come ha detto ieri Saturno, cosa ho detto? Hai visto che Pinaxa si è fatto il lifting per essere esattamente come era prima. Ascolta, guarda questo buco, io non posso tollerare un buco lì. Esatto, Ma compra qualcosa, dai. perché non ho comprato abbastanza. Non ci sta l'iridium, non ci sta. Tu dovresti trovare la maniera di farcelo stare. Dovete Io sapere che. te l'ho già detta la maniera. Sì, qual era ah sì, certo, la maniera è togliere il letto. Però il letto porta anche un po' bene da un lato. Ma che Cioè. bene, cosa ne sai? Figurati se dipendesse da un letto, uno si compra un letto e fa risolto, capito? No, ma è stata un po' la caratteristica di avere lo studio in casa, di tenere sempre il letto. Ciao serpenti. Luca, ciao Luca. Pino è sempre a 32 bit. È bello. Non so cosa vuol dire. Io sono a 12, come la KS900. Oh, fra Sai poco. che ci sono i convertitori a 32 bit? Non lo Sì, sapevo sì, io. sì. Cioè, nel senso, Sì. sapevo che c'erano Ma io non capisco come sia possibile tecnicamente. come cosa hi-fi, invece vanno, cioè hanno quasi 130 decibel di rapporto Che segnale-rumore sono che anche quelli che ha la Matrix Studio, cioè la nuova cosa sicuramente, la da nuova carbon fisica. a 32 Sì, bit, ma sì, anche la Matrix Studio o anche no? la Matrix Studio. Comunque io ho messo in vendita la mia HDIO su Reverb, capito? Per vedere se trovo qualcuno che me la compra anche a 1500-1400 dollari. Ma no, meno 1.800, meno di No, è una 1.800 sono. 8x8x8, non è la Ah, una 16. 8x8, sì. Io ho venduto la 16 a 1.800 e me ne sono anche un po' pentito. No, vabbè, perché adesso ti servirebbe. No, io no, io ne ho avute tante. Ne avevo, a un certo punto ne avevo 6 qui a Los Angeles. Non servivano più. Con la Symphony va molto meglio per me, cioè per come lavoro io a Soundgrid, capito? Guarda questo effetto ottico. Oddio, si è fermato. Cos'è? Hai Bellissimo. visto? Ma cioè, non ho visto, cioè, ho visto se si è fermato e poi ho visto, ma cos'è? Guarda, lo rifaccio, occhio, eh. Cosa fa? Bello! Ma è un effetto ottico che giri o effetto ottico delle luci? No, giro sulla sedia e tengo fermo il No, telefono. quello è bello, ma ho visto Guarda. delle luci blu che si contrappongono là di lato, che è molto bello. Gira, gira, gira. No, 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 gira, gira come. Fermo. Eccolo lì, fermo. Ma no, è Cos'è quella roba? C'è riflesso delle luci. un errore? No, no, è giusto. Senti È una bello cosa, così. certo che io avrò tarato il monitor per il dark mode, ma da me si vede, io non capisco quelli che si lamentano del No, io dark mi lamento mode. Da me tantissimo si e ti. vede, guarda, anche su Instagram si vede da Dio, guarda. Ma anche il mio, guarda cosa ho Guarda che fatto. roba. Se. Sì. Ti dico cosa ho dovuto Scusa, eh. fare, guarda. Cioè, Scusa. incredibile. Cioè, addirittura c'è la gente che manda il file di testo, hai visto? Guarda cosa ho fatto. Però sai cosa dico io? Se uno non gli piace, che usi quello bianco. Sì, ma Dai. non serve, guarda. No, no, Adesso. guarda la differenza. Comunque, adesso questo è Guarda, così. vi dico già cosa cambieranno, anche se non si può, lo dico. Allora, praticamente, vedete la selezione, così, che diventa tutto bianco, no?
Sì. Invece la differenza è che con light mode, quando uno seleziona, vengono invertiti i colori. Sì. E quindi si vede di più la selezione. Quindi faranno che probabilmente faranno che la forma d'onda sotto la selezione diventa come come il background della forma d'onda e il background diventa come la forma d'onda. Cioè, ho capito, ho capito. Ah, ok. E quindi è molto più... Io ho provato, come dicono tanti, giocare con la saturazione. La cosa è un po' meglio giocando con le opzioni questi qui. Però è difficile, Pino, abituarsi. Cioè, probabilmente si abitu... Per esempio, click, modalità, questa qua, sample and ticks, è difficile da riconoscere. Cioè, sarà l'abitudine, ma non sono chiari come erano una volta. Però stiamo parlando di un software che usi da 20 anni in un modo e poi adesso di colpo te lo cambiano. Cioè, secondo me è solo una questione. Io forse perché ho fatto il beta test l'ho usato molto di più. Sì, poi sì. Vedi che è uguale al banco. Cioè, questo è il banco e adesso è su, sono le forme... Cioè, vedi, queste qua tornano qua e alla sì, fine sì. È molto più... Cioè, se mi allontano, no? Sì, è tutto sì. Molto più coerente. No, di prima. Ma io non. Allora, il dark mode serviva, cioè serve per tutto, perché non puoi avere questi monitor che ti inondano di luce, ti distruggono gli occhi, eccetera, eccetera. Però, indubbiamente, quando vedi il dark mode di live, è molto più chiaro. Cioè, io capisco tutto, cioè, per quanto non lo uso tanto, però. Boh, secondo me c'è spazio per il miglioramento, diciamo. Ma lo faranno sicuramente. No, invece mi gasa questa domanda dell'oversampling. Scusa, aspetta però, hai visto che circolano questi file text che tu sostituisci e migliorano tantissimo, no? I colori. C'è questo tipo, che difatti tutti lo stanno scaricando, che ha reso tutto un po' più muto e più dinamico. E c'è un file... cambia i colori dell'applicazione di Pro Tools? Sì, sì, sì. Come fa? Con un file di testo che metti dentro, cioè che è il file che legge i colori, capito? Guarda, te lo giro se vuoi. Ti giro il link, ve lo do a tutti. Sul beta forum non se ne fa menzione. Di no, no, è questo qua invece lo fa dentro tante volte, se nel beta magari non, forse non. Allora, Dark Team, eccolo qua, last page. Vedi che poi questo ti fa anche vedere uno screen grab nuovo. Oh, scusa, sto guardando me. Fa anche vedere come è meglio. Capito, con questo suo nuovo colori, e il file è, perché adesso siamo arrivati a 11 pagine, no, 22 pagine, era nella terza, quarta pagina, adesso devo trovarlo. Comunque guarda, ti giro il documento, cioè il doc, il file, insomma, come si dice, non il file. Sì, sì, il link del... Link, perché poi la trovi, è in una delle ultime, cioè in prime pagine, tac, te l'ho girato. Non l'ho provato io ancora, però vedo tutti che dicono cavolo, molto meglio, grazie mille. Boh, no. No, rispondiamo a questa cosa dell'oversampling, sì, velocemente. Vai. Allora, praticamente c'è una regola che dice che nell'audio digitale se si campiona al doppio della frequenza che si vuol sentire, questa è proprio la base, teorema di Nyquist, se si campiona al doppio della frequenza che si vuol sentire, si riesce a ricostruire la forma d'onda dai numeri, no? E quindi, considerando che l'orecchio umano arriva in teoria a 20 kHz, si è deciso di campionare a 44.1 oppure a 48, no? Inizialmente. Però c'è un difetto in questa cosa che si chiama aliasing, cioè che le frequenze sopra i 22 kHz, nel caso dei 44.100, vengono, se sono presenti, visto che per togliere queste frequenze serve un filtro, e il filtro, per quanto è pendente più che si può, comunque se si vuole un filtro che suoni bene non può essere super pendente, e quindi di conseguenza le frequenze che si creano sopra i 22 kHz ritornano sotto i 22 kHz, e questo difetto si può per esempio sentire nei campionatori di bassa qualità che c'erano negli anni, a fine anni 80, così primi anni 90, dove suonando le note ad alta frequenza, cioè le note acute, c'era come una specie di contenuto di armoniche che si veniva aggiunto, perché erano le frequenze al di sopra della frequenza di campionamento,
che ritornavano nella banda giù al contrario, no? Comunque su internet c'è tutto questo. Per farla breve, soprattutto quando si usano plugin che generano armoniche, tipo quelli di saturazione o così via, ma anche gli equalizzatori stessi, succede che questo problema dell'aliasing, cioè delle frequenze che ritornano nella banda udibile, è molto elevato a seconda di quanto si satura, no? Per cui hanno scoperto ovviamente che se si fa questo concetto di oversampling, cioè di sovracampionamento, cioè invece di campionare a 44, se si mette il parametro per 2, il plugin lavora a 88, se si mette per 4 lavora a 176 e così via, succede che questo difetto dell'aliasing c'è ancora, ma è in una zona di frequenze che è molto più in là di quello che noi riusciamo a sentire, e che quindi quando noi riportiamo il segnale a 4400 non c'è più, no? Quindi c'è un video molto interessante che è fatto proprio dalla FabFilter, dove spiega questa cosa con anche esempi visivi, si vedono proprio le armoniche che rientrano, e questo fa capire che comunque l'oversampling è una buona cosa, anche se è vero che ci sono dei processi dove l'oversampling per assurdo è penalizzante, sia perché usa molta CPU, ma anche perché può introdurre degli artefatti nel suono, quindi certi plugin magari di equalizzazione magari non hanno bisogno dell'oversampling. Dipende molto come è progettato il plugin, però in linea di massima quando c'è saturazione di mezzo o generazione di armoniche conviene usare l'oversampling. Punto. Era chiaro? Sì, chiaro. Io sì, sei stato super tecnico. Sì, giusto, tutto perfetto. Io dico semplicemente, quando spiegano l'oversampling dico semplicemente, visto che molte volte anche per non capacità di coding, ma anche semplicemente per il tipo di plugin, il calcolo matematico a 24 bit, a 44.1, crea delle anomalie udibili perché sono ancora in una parte udibile dello spettro, usando l'oversampling si spostano queste anomalie, esatto, in una parte in cui i cani possono sentire. Capito? Tra l'altro c'è un plugin di DMF, quelli che fanno il Magic That Eye, che si chiama Meta Plugin, mi sembra, che è un host di plugin. Che è quello che usiamo sempre con che è quello che usa Dave, no? Che Dave usa sempre quello. Cioè tu metti un plugin che lavora a 4400 che non ha l'oversampling, certo, lui fa l'oversampling, sì, a quel punto il plugin lavora, non so, a 88.2 o 96 e poi all'uscita del plugin ritorna giù. Non e solo, quello... puoi anche usare un plugin che non è concepito in MS, perché ha... Certo, vabbè, poi quello puoi fare tutto quello che, sì, vuoi a livello di patching, sì, però ha questa caratteristica interessante. Certo. E basta. Infatti uno dei motivi anche perché la distorsione in analogico, cioè la distorsione fatta col pre in registrazione, ha sempre una qualità migliore della registrazione, della distorsione fatta post, proprio perché se non si lavora con l'oversampling, perché adesso molti plugin hanno l'oversampling, ma già 5-6 anni fa no, perché le CPU erano più lente, quindi era difficile da gestire, e quindi la distorsione, che è proprio, diciamo, il procedimento che ha più problemi senza oversampling, era quello che, guarda caso, dava molta più differenza tra farlo in analogico prima del pre, oppure saturare il pre piuttosto che farlo dopo. Altra domanda di Alex, in virtù di questa domanda, la nostra domanda mitica a cui noi rispondiamo sempre: 44 tutta la vita. A meno 44 che, tutta la vita. A meno che adesso tu non diventerai Atmos Certified. No, è 48, lavoro a 48. Ecco, cambierai. No, allora, io ho fatto un esperimento, no? Una volta ho fatto un disco in acustico con Franco Battiato, registrato in studi pazzeschi all'estero, così, e ho detto, guarda, voglio farlo a 96. Perché ho paura che poi magari la qualità, tutto acustico, microfoni pazzeschi, quindi facciamo il disco tutto a 96, anzi 88.2 in realtà, mi gaso, dico senti come suona bene, e poi faccio i mix e li ho convertiti a 44, e dentro di me ho detto
Però secondo me leggermente qualcosa si è perso, no? Vabbè. E anni dopo mi danno una sessione da mixare a 96. Faccio il mix a 96, poi converto la sessione a 44, faccio il mix a 44, stessa sessione, quindi faccio il bounce a 44. Bounce a 96. Non è che rimixi, non è che rimixi. No, certo. La stessa cosa identica. E metto in controfase i due mix, annullano e rimangono meno 10, no, meno 90. No, ma che meno 10? Meno rimangono 80. Dentro Isotope RX dei puntini oltre i 20.000 Hz che rappresentavano quindi dei mini click che si sentivano solo se alzavi le casse di 60 decibel, che se partiva un suono normale uscivano i coni. Subito. E le tue orecchie venivano deratizzate. E le orecchie venivano polverizzate e si sentiva una roba infinitesima, tic tic tic, così. Questo convertendo però a 96. Convertendo a 44, anche quello da 96 non aveva più neanche questi puntini qua, per cui è cioè, secondo me non serve a niente. Io lavorerei a 44. Se, dischi, se bisogna pubblicare un disco, lavorerei a 44. Se poi invece metti che non so, bisogna riversare dei nastri analogici famosi che non si, di cui il contenuto non si può perdere, uno per precauzione lo fa a lo 192 fa a 96, anche o a 192. Però per fare delle sessioni, poi sai cosa c'è? Che lavorare a 96 limita la potenza del computer. E i plugin vanno peggio, vanno più lenti. La latenza migliora, nel senso che tu migliora puoi... Migliora un po' la latenza, però alla fine è tutto talmente più stressante perché il computer si blocca di più che tu quasi certe scelte che faresti a 44 non le fai per non mettere in crisi il computer. Comunque, quindi... cambiamo argomento velocemente. Ho comprato AutoTune Hybrid. $399 perché alla fine io la soddisfazione della sottoscrizione non gliela darò mai, capito? Ma non c'è un upgrade da... Mi sembra, ho visto ieri, guarda, lo dico oggi, 20 neanche, 20 sample, e devo dirti che è un piacere. No, però io avevo la beta, ecco, guarda, sono, ti dico quanti sample sono in tempo reale, in input, 75 sample. Vediamo se metti classic, se diminuisce. No, uguale. Però comunque 75 sample non è male. Quindi secondo e mezzo circa. Capito. No, devo dirti che Carbon ha 14 sample da ingresso a uscita, niente. Mm-hmm. 14 sample è un terzo, no, un quarto, tra un terzo e un quarto di millisecondo. Cioè, con la velocità del suono, se uno si sposta a 10 centimetri è di più. Capito? Non c'è proprio... Ma mi sembra, scusa, 14, ma mica compresa sample. No, sample senza contare la latenza che hai, il buffer che hai. Non no, quando essere. Registri non hai buffer. Ah, perché passa direttamente al master. Io ho registrato l'input, mm-hmm. Ok, ho registrato una traccia di click, l'ho fatta uscire da una sua uscita e l'ho riregistrata da un suo pre, mm-hmm. Ok? Ed è 14 sample spostata da quella che esce. Mm. Quindi il ritardo è 14 sample. È pazzesco, non so neanche... Scusa, in fare. HDX però è molto meno. No, è come l'HDX no. Forse... 0.9 millisecondi, quant'è? Appunto. Ah, di più forse. È di più, sì, sì. Ma dai. Ma com'è possibile? Non capisco. È possibile così. È possibile. Perché secondo me è tutto talmente interno. Perché anche l'HDX in realtà è interno, perché poi il concetto è uguale. Però, addirittura ancora di più, perché passa dal mixer suo. Cioè, boh, non lo so. Forse perché non passa dal mixer. Ma io non ho capito, come l'hai fatta la prova? Ho preso un click su una traccia audio, l'ho fatto uscire dall'uscita audio e l'ho registrato dal pre. Beh, non dovrebbe esserci la latenza. Cioè, quando lo fai con Pro Tools o una roba del genere, si riallineano perfettamente, perché c'è la latency compensation, cosa c'entra? No, ma io l'ho fatto senza riallineare. Ma Pro Tools lo fa da solo, cioè nel senso HDX. Sì, ma Pro Tools era in linea, ma Pro Tools non sa quanto cosa sta entrando. Se usa un HDIO, sì. Se tu usi un HDIO, lui sa e compensa per la latenza dell'input. No, scusa, ma se tu usi l'HDIO come insert.
Io quando mando a Godkeeper e poi ritorna indietro, è tutto allineato. Se mando un click e ritorna, è perfetto, non c'è ritardo quello che registro. È esattamente quando è stato mandato, perché c'è la famosa l'opzione, no, compensate for I/O latency. Sì, però in questo caso non c'era compensate for I/O latency. C'è quella funzione, perciò non c'è quella funzione dentro Carbon. No, ci sarà anche, ma io l'ho fatto per misurare quant'è il ritardo del convertitore, capito? Sì, ma in un software in cui l'hardware è totalmente sempre compensato a livello software, non, che senso ha? Non dovrebbe essere ha senso sempre... perché il cantante che si sente in cuffia è come se fosse in analogico totalmente, capito? Cioè, non c'è nessun ritardo di... Ma io non sono sicuro che sia meglio della performance che tu fai con un premix con l'HDX. Questo che non capisco se... Probabilmente l'HDX no. È uguale. Non ho... cioè, l'HDX o anche più veloce, in teoria, perché sennò... Allora, l'HDX in input non si è mai lamentato nessuno dell'HDX in input, no? Quindi sta parlando di... Ecco, questo è come l'HDX, o forse parliamo di qualche sample meglio, perché la tecnologia comunque... è più nuova e in più non passa dal mixer di Pro Tools. Comunque Alex dice, Alex, è vero, Antares sono dei maledetti, non dare l'upgrade per i vecchi utenti, è vero, soprattutto perché io ho 4 versioni di AutoTune Pro e dico, non dico tanto, ma far pagare, a parte avrebbero dovuto darlo gratis, perché Hybrid è meno del Pro, cioè ha molte funzioni in meno, ovviamente perché deve stare su un AX DSP chip, perciò non ha la stessa RAM che ovviamente puoi utilizzare all'interno di una CPU, ma farlo pagare $399 è veramente un'offesa. Però... Allora, sai perché secondo me lo fanno pagare così tanto? A parte che hanno chiaramente tutte le aziende stanno cercando di tirare su più soldi che possano in questo periodo. Perché è compatibile col banco live. Certo, come dice Linzi, sì. Ciao Davide. È compatibile con... Oh, c'è Davide. Ciao Davide. Sì, appena c'è scritto. Anche fresco, sarebbe... appena entrato fresco. E essendo compatibile col banco live, comunque va in un mercato anche dove $100-200 in più non è che faccio chi compra un SSL. E se ci fino pensi non c'è... Forse fino il WaveTune... No, fino adesso io lo utilizzavo, difatti dovevo utilizzare la versione UAD. Quando registravo, e visto che molti cantanti qui in America vogliono avere l'autotune in insert, capito? Quasi tutti, e l'UAD mi serviva, però dovevo usare i pre dell'UAD, o dovevo fare tutto un giro in cui usavo, capito, l'UAD in ADAT solo come insert. Perciò adesso io l'ho preso per quello, perché comunque è comodo, lo metti in insert sulla pista in cui stai registrando, 75 campioni non sono niente alla fine, soprattutto per gente che normalmente ascolta con live, con 256 e con autotune in insert, perciò che gli crea comunque 200-300 campioni di ritardo. Diciamo il vantaggio comunque di questo workflow è che tu puoi tenere i plugin in insert senza registrarli, pur... e lavorando rimanendo dentro Pro Tools registrando con i plugin, certo. Perché alla fine con l'Apollo, se vuoi zero latenza, comunque devi registrare con i plugin oppure mettere il monitor ma uscire, cioè non usare il monitor di Pro Tools, no? Certo. Per cui però vabbè, alla fine conta poco, anche se io ti devo dire la verità, questa roba non è, io la usando in ADAT, la mia UAD, per esempio il mio Mini Moog, il nuovo memory MIDI Moog è attaccato, arriva all'UAD, no? E io spesso metto dei pre unison o metto delle cose in insert per registrarla dentro Pro Tools, ma non c'è latenza, cioè non c'è latenza, no, arriva... no, non c'è latenza, però la devi registrare con, certo, sì, non c'è latenza, certo. Attenzione, non c'è latenza da quando hanno fatto il pairing, no, il DSP pairing, sì. Adesso posso anche mettere un unison e tre insert, prima non era così, prima si cominciava a sentire la latenza, sai che a un certo punto si sente la latenza, perché soprattutto quando tu metti che tutte le piste devono essere compensate, capito? Se fai una batteria, sai che allora lui deve mettere la fara, certo, uguale, sì. E ovviamente c'era a quel punto... il problema con la UAD, che se non usavi in unison lo stesso tipo di pre, c'erano cose di phasing, cioè non si poteva registrare, certo, la batteria, certo, con pre diversi. E Fusion SSL... Ciao Max Longhi, ciao Max. Ciao Max. E questo. No, è molto figo. Sì. Io non lo uso, non lo uso tanto perché non sto usando tanto il sommatore esterno, però è figo. No, io lo uso. Poi questa nuova cosa che hanno messo del compressore, però col mix, dell'Listen Mic, e volevo provare, non c'è altro oltre a questo, secondo me sono finiti, non è che schiacci altri tasti e di colpo hai processi gratis. Sarebbe figo, ti immagini una macchina... Se fosse in FPGA si potrebbe fare. Sì, però essendo analogica...
Ma l'FPGA può essere analogico, totalmente analogico. Io so, sì, l'FPGA può, sì, anche essere, non deve esserci un convertitore, cioè tu puoi usare l'FPGA in analogico. Sì, sì, perché puoi usare, fare reti così, però diventa, secondo me, più semplice per una macchina così. Comunque devi fare tutto il sistema di sviluppo, no, cioè non è facile. Con i soldi degli anni 80-90 e con la tecnologia delle FPGA di oggi si sarebbero potute fare delle figate. Eh sì, eh sì. Che, cioè, se pensi a quanto costavano certe macchine... L'hai visto? C'è un video che gira della comparazione tra il vero Lexicon 480 e quello della Relab. L'ho visto, che dicono che è sputato. Esattamente uguale, cioè, al 480. È pazzesco. Anche quello della UAD è molto bello, eh. Però questo qua è figo. Il mondo Crainsong, dici? Forse Dulcamara Pixies. Del mondo... Ah, sì, Crainsong intende. Io li ho avuti un po' tutti. Non è che c'è un mondo Crainsong, un mondo Danger. Vabbè, comunque, io ho avuto la STC8, compressore fantastico, controllo digitale, analogico, ma controllo digitale. Ti ricordi, lo usavamo tanto. Quando feci l'incidente, poi tu dovetti usarlo perché stavo probabilmente passando un mix attraverso quello. Sì. L'STC8 poi ho avuto per tanto tempo, ho avuto il controller, come si chiama, il controller casse e cuffie. Avocet. L'ho avuto per tanto tempo. Bello, ma un pochino inferiore, a mio parere, ai Grace per quanto riguarda le opzioni e le possibilità. Però a livello sonoro, indiscutibilmente, uno dei due o tre top insieme al Grace. E poi cosa ho avuto? Non ho mai avuto l'Ibis, penso. No, non mi sembra. Sai che invece io sono andato a fare un vinile da Elettroformati e avevano Head, il convertitore, che però lo usavano in digitale solo per gli effetti di tape, così. Certo. Ed è molto figo, molto quello, bello. Adesso hanno fatto la versione nuova e hanno fatto anche il nuovo convertitore, quello separato di A e AD, che dicono che sono ancora più belli. Ma c'è LED solo digitale senza convertitori? No. No. Perché quello sarebbe figo, eh? No, però la figata cos'è? Quando ti ricordi che volevo comprare il mixer della Crainsong, ma era in proibitivo, costava sempre $8,000? Te lo ricordi? Il mixer della Crainsong, sì, certo. 8 su 2. Quello ha LED su ogni canale. Quella è una figata. Adesso praticamente ci intreppiamo con la... Ecco, sai cosa puoi mettere lì nel buco? Il mixer della Crainsong e dopo due head, così, perché uno è 5 unità. Aggiungi due head che sono... No, però metà. tu scherzi. Ma ieri guardavo il nostro buco, a parte che, vabbè, ovviamente non è che avrò problemi a riempirlo, come mi conosci, cioè... Però, dicevo, come lo riempo? E o ieri sarà casualità... Ma a Sweetwater finalmente è arrivato l'NG Bus compressor dei nostri idoli, dei polacchi. Quello è da prendere. Capito, ce l'hanno, è la tentazione che mi sta proprio dicendo, solo che ho detto, no, come posso giustificare oggi di comprare un altro outboard analogico, quando tra l'altro... Invece io che non ho compressori esterni... Neanch'io non ce li ho più, compressori esterni, perciò la giustificazione ce l'avrei, solo che, boh... La figata di quel compressore della US Audio è che è controllato da plugin, totalmente analogico, con mille funzioni. Visto che lo fanno tanti, però questo suona bene. Il problema è che suona tanti bene ed è controllato da plugin, per cui uno ricarica la sessione e ti ha il total recall. Eccolo lì, bellissimo. L'abbiamo visto al NAMM quest'anno. L'abbiamo provato e suonava veramente bene, ti ricordi? Cioè, era sì. Poi anche il trasformatore, ti ricordi? Anche le opzioni di trasformatore. Guarda, più me lo vedo, più mi convinco che lo voglio prendere. Adesso vediamo. Ma... Entro guarda stasera qui. L'ha già comprato, ve lo dico, lo conosco. Dunque, quanti già sono? Compra... 3 unità. Già Michele compra cose quando dice che non le vuole prendere. È vero, tipo Prophet 5. Forse lo voglio prendere e quindi... che altre... Ma nell'ultima settimana è stato Pro Tools, ha un po', capito, regnato. Sì. Poi ho visto diversi aggiornamenti di plugin, tipo il Trillian che avevamo detto, ma anche altre cose che hanno aggiunto. Ah no, aspetta, una cosa interessante di cui forse non abbiamo parlato, questa l'integrazione di Melodyne con Pro Tools. Cioè, no, ne avevamo velocemente parlato. Sì, però il fatto che tu nell'aggiornamento hai anche Melodyne Essentials 5, l'ultima versione, che comunque se uno deve intonare una voce o deve sistemare qualcosa
funziona perfettamente ed è gratuito dentro l'aggiornamento. Per cui questo fa ovviamente pensare all'ARA che uscirà. Certo. Sicuramente. Alex perché... dice non riempire il buco perché se no hai ragione, se no sei fritto, non appena arriverà qualcosa di nuovo toccherà ribaltare lo studio di nuovo, in effetti. Però lasciare una roba vuota è un po' triste. Vediamo. Dulcamara dice un convertitore top level cambia la vita secondo voi ormai non ha più, ormai non ha più senso? Posso dire la frase del mondo? La frase è che il miglior convertitore è il non convertitore. È vero. Cioè, alla fine, se non hai convertitori, suona il convertitore che suona meglio di tutti. Tra l'altro, è una roba che, secondo me, apprezzi sempre più questa frase più diventi vecchio. Perché sì. Cioè, ti ricordi, forse non ti ricordi, cioè io mi ricordo nei miei 20-30 anni c'era già molto il trend del convertitore, no? Mentre tu sei nato in un periodo in cui non c'erano i convertitori e poi si doveva ancora capire cos'erano effettivamente i convertitori, tanto che i primi studer digitali, cioè, avevano dei bei problemi, no? A gestire soprattutto il suono che era vicino al clipping o il clipping stesso. Detto questo, la mia generazione ha fatto il convertitore, ti ricordi, ho trovato per primo il Labre in Italia, no? Che l'ho scoperto lì, ve l'ho fatto vedere, però... Cioè, è sopravvalutata quella roba lì. Cioè, più mi invecchio, più dico, cavolo, quello che dice, cioè, hai totalmente ragione, il miglior convertitore è il convertitore più trasparente possibile, o appunto non il convertitore, non tanto. Perché poi, qualsiasi suono impartito da un convertitore, a meno che non sia nella parte analogica del segnale, allora è un altro discorso, però ti stanca, come tutti i processi digitali. E il convertitore, che è l'unica sorgente di acquisizione del suono, se ti stanca quello per un processo digitale che è... Cioè, devi cambiarlo, no? A un certo punto, perciò... Cioè, più trasparente è, meglio è, ecco, in poche parole. NBC di Rupert Neven, Master Bass Compressor, l'ho avuto per tanto tempo, molto bello. Se posso dire, un po' come si dice qui, un po' vanilla. Cioè, un po' vaniglia, un po'... Master of... come si dice? C'è un'altra maniera di dire in inglese. Cioè, conosce tutto, Master of Known. Cioè, fa tante robe, ma... non fa, cioè è una specie di fusion pre-fusion, ecco, perciò può comprimere, limitare, aprire lo stereo, avere il trasformatore, ma secondo me non fa niente di questo in maniera super super top. È comunque un hardware che con $3,000 ti compri e ti fa un po' tutto, però secondo me a quel punto io prenderei il fusion, ecco. Beh, anche comunque, se devo dirti che parlando di Rupert Neve, quando senti le demo invece del loro tape simulator, io l'ho avuto. È veramente figo, eh. Però fidati, no, il 542? Ne ho avuto due. Ma tu hai avuto il vecchio, quello rosso, a metà una rec? No, avevo il API. Erano due moduli API. Li avevo, li ho avuti. Bianco? I bianchi, li ho avuti. Ti dico la verità. Io vedo le demo... No, Pino, ti dico la verità. L'ho avuto, non è niente di speciale. Non è mai... Cioè, addirittura ti dirò che l'Anamod era quasi meglio. Per quanto poi niente di quelli arriva... Secondo me ormai sono quasi più belli i plugin, questi che abbiamo. Madonna, l'Anamod, cosa mi hai fatto venire in mente? La TS1 con tutte le... Ti ricordi? Addirittura con le espansioni, io l'avevo comprato con tutte le espansioni, ogni volta che uscivo un'espansione... Sì, ma io lo usavo sempre. Sì, però quanto velocemente è arrivato, tanto velocemente è uscito dalla scena, sì. Se ci pensi. Però è stata una bella idea che fa... Sì. Cioè, quando è uscito è stata una mezza... Cioè, rivoluzione no, un termine grosso, però comunque è stata... È stata una bella macchina, cioè nessuno si aspettava qualcosa del genere. Qual è il plugin che usate di più per i sub? Cosa intendi? Allora, Root One è il mio plugin preferito per trattare le basse e riuscire a far uscire bene i sub bass anche da speaker piccoli. Ed è uscito da poco, tra l'altro è uscito l'1.4 tre giorni fa, la nuova versione. Non so se intendevi questo, uso anche il Submarine della Waves ogni tanto, però devo dirvi che da Root One in poi c'è proprio una differenza, secondo me, di qualità. Saten è ancora meglio di sì, per me Saten è forse il top. No, cosa dici tu? Tra tutti... Ma allora, secondo me quello che metti e non devi fare niente è il Virtual Tape Machine di Slate. Ma io non lo uso più Slate, cioè... Tu non usi più Slate, ma quello lì è quello proprio subito istantaneo, va bene. Okay. Saten è molto figo, nel senso che se vuoi smanettare un po' ti dà più opzioni di non solo, non trascurate la libreria dei preset, no, ma non trascurate la libreria, perché non so se tu hai visto, ultimamente in un aggiornamento hanno molto espanso la libreria dei preset, c'è un altro folder che tu schiacci, ce ne saranno 100, e devo dire che tante volte anche girare tre preset, cioè è figo, perché
Se io di solito i preset non li uso mai e sbaglio, dovrei usarli di più, però è... No, ma sai perché dico il preset, Pino? Perché siccome ha tante opzioni quel plugin, anche di abilitare, disabilitare e le curve, tante volte il preset ti dà accesso a una roba, a una combinazione di variabili che tu non avevi mai fatto, capito? Dici, cavolo... Sì, però sai cosa? Io abituale... Adesso voglio fare quello vecchio che li usava le macchine a nastro, no? Mm-hmm. Cioè, io mi ricordo quando si usavano le macchine a nastro, del bias, di tutte certo. le cose, questo... È molto simile a quell'approccio lì, certo. che si staravano apposta i registratori o si taravano bene certo. per avere il suono, no? Per cui è molto fedele a... Però è vero, il preset sicuramente... Ma tu ti dimentichi fedele. Una cosa, che una nuova generazione di musicisti e produttori queste cose non le sa. È da lì che può la musica si può evolvere, dal fatto che uno va contro... No, no, certo. Capito? Certo, una roba che non faresti tu naturalmente perché usavi quelle macchine lì. Perciò i preset servono per quello, secondo me, certe volte. Perché io non avrei, non so... faccio un esempio più semplice, un 1186, magari non avrei mai messo l'input a 20, e una, però in quel particolare contesto, con quel particolare audio che sto passando in mezzo, con quella roba che non avrei mai fatto, suona bene. E certe volte no, mi sorprende, certo. no? Cioè l'essere sorpresi ancora dall'audio è la cosa più importante, secondo me, tante volte. Più che la tecnica, ovviamente la tecnica serve perché ti tiene dentro dei binari, che se no faresti cioè, delle follie, no? Però la sorpresa certe volte è importante, Beh. Ma infatti, questo cioè, proprio tornando a questo discorso, cioè parlando della sorpresa, io devo dirti che quando ho provato adesso il 2254 Bello, della Uradì, sarà psicologico, sarà la grafica, sarà che nella mia testa è sempre stato forse il compressore che mi è piaciuto di più quando ho avuto modo di poter usare negli studi in Inghilterra, così tanti anni fa, no? Si trovava spesso, ed era quello che sulla voce lo mettevi e sembrava facesse i miracoli, no? E un po' questo plugin mi ha portato in quella zona lì. Sarà anche psicologico, però no, comunque no. è figo. Cioè, io l'ho messo sul gruppo quindi... delle voci l'altro ieri. Oh, comunque lo esatto. toglievo e mi finiva una magia che non sapevo neanche... cioè, so definire perché ho avuto anche i 2254, no? Anche i nuovi. Però cioè, è un mix di suono, di trasformatore che cambia suono, di questa compressione soft ma non poi troppo soft, che anche quando è più estrema non è cioè è più difficilmente riconoscibile come compressione, non so come dire, no? Perché sulle voci in particolare proprio funziona bene, che vedendolo muovere cioè, oh, mi sembrava tutto giusto. No, capito? Infatti sono d'accordo, cioè veramente sono rimasto anch'io. Non me l'aspettavo, nel senso che... Sì, non sembrava non servisse un altro. Perché quella è una macchina che era talmente figa sì. che anche i cloni di altre marche non sì, erano... Non belli. Erano mai azzeccati. Cioè, e quindi mancava, invece adesso così uno proprio dice, Madonna, cioè... E invece no, mi è venuta in mente un'altra cosa prima di chiudere, perché sono le 7:15. Esatto. È uscito Vinyl dell'Isotope. Sì, sì, l'ho aggiornato ieri. La versione nuova, che è gratuita ed è un plugin bellissimo. L'ha scritto Elia Dovidio, produttore di Lisa, e l'abbiamo scritto anche nel nostro Telegram, nel gruppo Telegram. Sì, sì, sì. E allora, adesso Vincenzo dice, prima di andare, quando verrai su Twitch? Allora, purtroppo io nelle prossime 3 settimane devo fare delle session, per cui non so se riusciremo a fare le dirette, ve lo dico. Ma volevo dire, no, più che altro, io ieri su Twitch ho lavorato quel famoso brano cover di Chet Faker e ti ho preparato la sessione per mixarla dal vivo e te l'ho già messa dentro Pinaxa Dropbox. Magari okay. organizzati se vuoi. Lo faremo, ma sarà a metà dicembre. Prima. Va bene, quando puoi lo scheduliamo, così lo diciamo alle persone, facciamo un'oretta, capito, su Twitch dove... Volentieri. Tu mixi e sei ripreso, ovviamente, adesso capiamo la parte tecnica come farla. Tra l'altro sai cosa voglio fare? Ci ho pensato l'altro giorno, cioè invece di fare come tutti che partono coi template... Che si mettono le cose. Io proprio voglio farlo da zero, cioè come se fosse veloce, capito? Certo. Velocissimo e basta. E poi no, poi io te l'ho anche preparato, ieri l'ho fatto 1 ora e mezza di Twitch, l'ho preparato a un buon livello, cioè sono già sui plugin sul master, capito? Perciò non è che arrivi e devi pulire niente, cioè la sessione c'è, tu ci metti del tuo, capito? Rifai meglio la voce, cioè quello che... Ma è già tutto, come posso dire, già suona, ecco. Va bene, dai. Va bene, dai, niente. Pino. Ok, allora magari non ciao ti vediamo tutti. Per 3 settimane, ti sostituiremo esatto. con un'altra persona e poi ci dimenticheremo anche di te. Più bravi di me, dai, ce ne tanti. Va bene. No, faremo il lutto ciao. Di venerdì, faremo mezz'oretta di nero, cioè c'è esatto, un nero dall'altra bene. Parte, cioè un nero, un'immagine nera, dall'altra parte io faccio finta di parlare con te. Va bene, dai. Vabbè, dai, a dopo. Ciao a tutti.
Ciao, ringraziamo ancora Pino per la cosa, e poi magari ci scheduliamo fra 3 settimane, magari questi venerdì invece di fare con Pino veramente sentiamo Patrizio, sentiamo Simone, sentiamo Vincenzo e parliamo comunque di musica e di cose tecniche, ragazzi. Dai, allora ci vediamo intanto martedì per il Canova Speed Date, che apriremo magari qualche altra sessione, e giovedì per Canova Ascolta, in attesa del mixaggio live su Twitch del brano di Alessio e di Giacomo.